Invece allo sport, a Pino di Nutella, ti abbiamo lasciato per ultimo, Pino, così abbiamo tutto il tempo che vogliamo per parlare di questo Cefalù Calcio che ha iniziato il campionato domenica scorsa. Oggi c'è una giornata di riposo per Cefalù perché il campionato di promozione è in un numero dispari, quindi ogni settimana c'è praticamente una squadra che riposa e quindi diciamo che oggi magari... Oggi è toccato a noi. Oggi è toccato a voi. Allora, l'anno scorso abbiamo lasciato il Cefalù nella trasmissione Onda Sport. Ricordiamo che Onda Sport ancora non è andata in onda, ma andrà in onda tra qualche settimana quando cominceranno un po' i vari campionati, perché per ora è iniziato solo il campionato di calcio. Poi appena comincerà qualche altro campionato iniziamo pure la trasmissione. Generalmente noi l'abbiamo iniziata sempre o l'ultima domenica di settembre o la prima di ottobre. Vedremo quando sarà. Allora Pino, è cominciata la settimana scorsa questo campionato, l'anno scorso vi abbiamo lasciato ad un passo all'eccellenza perché avete perso l'ultima partita, la finale dei playoff con il Rocca di Caprileone. Quest'anno mi sembra che voi state partendo con l'intenzione poco, anzi nascosta, perché molto è stata detta apertamente dal presidente Cimino, che volete vincere il campionato. Sì, intanto buongiorno a tutti. L'anno scorso sappiamo com'è finita, anche se l'obiettivo non era quello di vincere il campionato, però ci siamo arrivati vicinissimo, contenti di come è andata e la prendiamo come esperienza. Già quest'anno il passaggio del turno di Coppa Italia ci consente veramente di guardare sotto un altro aspetto quello che deve essere il nostro campionato, la prima vittoria in campionato. Anche perché, come hai detto tu, è stato dichiarato apertamente da tutti che quest'anno l'unico obiettivo del Cefalù Calcio sarà quello di vincere il campionato. Anche se le componenti per vincere il campionato sono tantissime, però abbiamo il dovere e il diritto di provarci fino in fondo. Senti, ecco, rispetto all'anno scorso l'ossatura della squadra è un po' è simile, però ci sono stati degli innesti. Vogliamo parlare un po' della squadra che hai quest'anno? Sì, l'80% della squadra è stata confermata perché era giusto e doveroso secondo me confermarla per il grosso lavoro svolto l'anno scorso. C'è stato poi la mancanza di Schicchi che per scelta sua ha preferito giocare a Castelbuono giustamente, ed è stato sostituito con Carlo Aiello, difensore che scende dall'eccellenza con molti anni nei campionati di eccellenza, cioè con molta esperienza, giocatore che tutti hanno visto, validissimo. E poi abbiamo puntellato l'attacco con Fofo Adame, anche lui dalla Tiger, l'anno scorso in eccellenza anche lui, giocatore di sicuro valore, che purtroppo fino adesso non è stato utilizzato perché ha avuto un infortunio e lo stiamo aspettando tutti con ansia. Senti, parliamo un po' delle altre squadre, perché quest'anno invece che il girone messinese, il Cefalù è stato messo nel girone trapanese, dove molte squadre le incontriamo per la prima volta e non le conosciamo. Questo è l'unico handicap che non avevamo considerato, perché eravamo quasi convinti di essere nello stesso girone dell'anno scorso, perciò la conoscenza degli avversari e delle altre squadre consentiva forse di affrontare il campionato in maniera diversa. Il fatto di essere stati inseriti nel torneo questo palermitano trapanese ci ha lasciato un attimino non scoraggiati, perché poi sai, ieri siamo stati a vedere una partita, cominciamo a documentarci. Qual hai vista ieri? Ieri abbiamo visto Cus Salemi. Ah, Cus Salemi, poi ne parliamo. 1-1, bisogna muoversi di domenica in domenica, andare a verificare, andare ad attenzione a quelle che saranno le avversarie del Cefalù. Certo, ti ripeto, le conoscenze del Messina sono completamente diverse, però se una squadra parte per un obiettivo e deve essere forte di questo, si deve abituare anche ad affrontare squadre che non conosce benissimo. Appunto, sarebbe una delle squadre che viene considerata tra le forti del campionato, assieme al Monreale, al Paceco e il Cefalù. Queste dovrebbero essere le squadre che dovrebbero essere tra le protagoniste del campionato. Confermi o non confermi? No, io conosco il valore del Monreale, che c'è qualche giocatore che l'anno scorso era con Totocane, che saluto, con cui ho un bellissimo rapporto. Conosco il valore del Monreale, ti ripeto, è una squadra sicuramente attrezzata. Ho visto ieri Salemi, una squadra molto molto quadrata, con elementi veramente di spicco, e settimana scorsa ho visto il Castellammare contro il Monte Maggiore, che mi ha molto impressionato per i due attaccanti e il capitano che giocava in mezzo al campo. Quello che ho potuto vedere e constatare è che sono squadre che ti consentono, ti permettono di giocare a calcio, cioè, si giocano a viso aperto, si gioca a calcio in maniera molto schietta e molto sistematica, squadre con schemi precisi, con dei valori precisi, si gioca a calcio per fare calcio, ripeto, poi le componenti per vincere devono essere tantissime. Senti, l'ultimo giocatore che avete preso è un certo Di Stefano, che è un centrocampista, perché mancava forse qualcosa al centrocampo.
Questa è una scommessa vera e propria, perché il ragazzo è fermo da circa un anno, anche se ha avuto una crescita in società professionistica, perché viene dal Messina, quando il Messina era in Serie B, ha fatto gli allievi nazionali, ha fatto la Juniores con la primavera con il Messina, poi ha fatto delle apparizioni col Figlino in C1, ad Acireale e a Caltagirone. Poi il ragazzo ha avuto delle delusioni sue legate al calcio. E l'obiettivo suo era di non giocare più. Siamo riusciti a convincerlo, il ragazzo si sta impegnando tantissimo, è 92, un ragazzo giovanissimo, ha delle ottime qualità, perché tecnicamente è un ragazzo che ha delle ottime qualità. Sappiamo che è in ritardo rispetto agli altri per quanto concerne gli allenamenti. Il ragazzo ha accettato questa sfida e noi siamo consapevoli che farà benissimo, e lo stiamo aspettando tutti, anche se rispetto magari ad altri è un po' più indietro nella preparazione. Bene, oggi si giocano le partite della seconda giornata, abbiamo detto che il Cefalù riposa, e mentre nella prima giornata il Cefalù ha battuto il Fulgatore per 2-1. Questa è stata una partita, la prima che avete giocato, la prima e anche l'unica di campionato, a parte le due di Coppa Italia, dove il Cefalù ha giocato bene per 80 minuti, ma mi pare che negli ultimi 10 minuti ha rischiato parecchio, poteva anche essere agguantato. Sì, benissimo il primo tempo, dove veramente la squadra ha giocato in maniera forse perfetta. Poi dopo il nostro 2-0 forse la squadra ha avuto un calo non fisico, mentale, perché forse era convinto di aver messo di aver chiuso la partita. Invece una punizione, secondo me un piazzamento sbagliato della barriera, ha consentito al Fulgatore di riaprire la partita, e all'ultimo abbiamo rischiato. Questa squadra, ti ricordo che è una squadra giovanissima, l'età media di questa squadra è 21 anni. Perciò molti errori di gioventù ancora sono intrinsechi in questo gruppo, bisogna lavorare anche sotto questo aspetto. Bene, volevo ricordare che ieri sono giocate due partite: Cusso Palermo Salemi 1-1, Monreale Dattilo 1-1, un po' una sorpresa questa del Monreale che ha pareggiato in casa. E oggi si giocano le altre partite, che sono Castellammare Paceco, Carini Delfini Palermo, Fulgatore contro Montemaggiore, Ligni Trapani contro Strasatti, e infine il Real Calcio finale contro il Favignano. Ho voluto dire queste cose proprio per ricordare ai nostri ascoltatori quali sono le squadre. Ecco, volevo fare l'ultimo appunto, insomma, che nel nostro girone c'è pure il finale, che è la squadra qua vicina di casa che ha acquistato un titolo, e quindi però ha vinto pure fuori casa, insomma dovete stare attenti al finale. Allora Pino, bisogna stare attenti rispetto di tutti, perché lo sappiamo il calcio come funziona, di sicuro non c'è mai niente. Poi io conosco la maggior parte dei ragazzi che fa parte del calcio, per averli anche avuto io, c'è Pezzino, c'è Di Lorenzo, e ci sono i fratelli Botinda che sono ritornati, cioè è un gruppo abbastanza importante. E poi sappiamo con quale metodo lavora il nostro amico Cinquereani, si impegna molto, li fa lavorare tantissimo. Ci potrebbe essere la sorpresa di questo campionato, anche se siamo alle prime giornate, e fare conti oggi forse è molto 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 prematuro. Certo. Sicuramente andare a vincere sul campo del Datto, che è un campo difficile, che scorsa settimana hanno vinto fuori casa contro il Datto, che ieri ha pareggiato a Monreale, e mi dicono che è una squadra ben organizzata e ben messa in campo dall'amico Formisano. Certo. Che non è l'ultimo arrivato. Perciò aver fatto 3 punti, ripeto, fuori casa, già fa capire il valore di questa squadra, quella del Real Calcio, che potrà dire la sua durante questo torneo. Bene, allora volevo ricordare ai nostri ascoltatori, oggi riposa il Cefalù, domenica prossima va a giocare contro il Montemaggiore a Cerda, e poi giocherà la quarta giornata in casa contro il Paceco il 28 di settembre. Quindi il Cefalù, ricordiamo che gioca il sabato alle ore 15 tutte le partite. Bene Pino, non mi resta che farvi gli auguri. Ti inviterò più spesso per ora, perché appunto a posto di Onda Sport ne parleremo durante questa trasmissione di oggi, parliamo di... E faccio un in bocca al lupo alla squadra, speriamo di vedervi sempre, però siete a punteggio pieno, sì, anche però... se... e quindi diciamo, spero che andrà bene. Bene.